Ciao a tutti e bentrovati su Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso episodio abbiamo placato il non troppo adirato Ursaluna e grazie a lui abbiamo scovato dove si nascondeva Maru. Ora ci tocca andare a placare la furia di Lilligant e Lilligant sembra davvero infuriata. E sì, è un Pokémon regina, proprio papale papale, ce l'hanno detto. Dunque, devo arrivare lassù. Ah, so come arrivarci veramente lassù. Se solo quel Paras mi lasciasse in pace. Dai, eccolo, bravissimo. Mamma mia. Ragazzi, guardalo come va Weirdir. Dai. Sono sicuro che ci sia una strada per passare, ma io non l'ho trovata. Yuppie. Allora. No, questa strada non la riconosco, devo essere sincero. E se c'è la fiammella vuol dire che non ci sono ancora stato. Altrimenti l'avrei già presa. Perché offline ho giocato come un maiale, quindi. Sì. Allora, se posso salire, santo cielo. Vediamo un po'. Ok, qui. Ah, Markrow? Eh beh, scusami, allora devo catturarlo, Markrow. Ok. Markrow, allora. Ma perché fuggire? Preso. Quando rimbalzano poco è preso sicuro. Invece quando rimbalzano tanto. Hunchcrow, Hunchcrow, mi dispiace, ma ho da fare. Allora, è un po' fastidioso che non ti segnali il punto quando i Pokémon ti puntano. Punto quando Pokémon puntano. Un po' ridondante, Andrelink, eh. Comunque, sto tranquillo, ok. Siamo arrivati. Hello? Qui c'è Lilligant. Eccoti, vuol dire che sei pronto, giusto? È ovvio. Scherzi? Lilligant rimane splendida anche in preda alla collera. Cerca di non distrarti. Chiedo venia per l'attesa. Ma stavi ancora lì, ti ho visto. La caviglia di Mauro è bella e nuova, grazie a uno dei miei unguenti curativi. Genaria, le chiedo scusa per le rogne che abbiamo causato a voi del Team Perla. Mauro ha tentato di farsi carico della questione, ma era troppo per lei sola. L'esito non è stato dei migliori, ma riconosco le sue buone intenzioni. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione per anticipare le sue mosse e schivarle. A forza di schivare i suoi attacchi la farai stancare fino a farle abbassare la guardia. A quel punto puoi lanciarle contro un Pokémon per farle vedere chi comanda. Conto su di te. Beh, le lancerò contro Quilava. Beh, di certo non è Lilligant che conosciamo. Premi il pulsante Y per schivare le mosse dei Pokémon e diventare temporaneamente invulnerabile. Sì, perché me lo ripete? Wow, 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 wow! Che fa? Ah, ah! Ho capito, ho capito. Ho capito come fa, sì. È come Super Mario. Ma non le faccio niente con l'unguento. Sti cavoli. Ok. Porca miseria. Perché non la prendevo? Ok.
Non me la fissava, per sbaglio non l'ho toccato poi ZL, non so che cosa è successo. Fai vedere a Lilligant quanto vali. Potente, vai, potente, la massacriamo. Poverina. Sciottata. Vai. Ok, le facciamo comunque un po' male. Però bisogna stare comunque attenti. Ok. Ah! Sono sbagliato. Ho schivato un po' troppo prima il roll. Dark Souls non mi ha insegnato nulla. Ok, tre. Ne fa tre. Bene. Oh! Ci hai provato, eh? Vuoi? E dai però! Ti rollo in faccia, ti rollo. Ah, in base alla danza che fa lei attacca. Ok. Bene, vai ancora, ancora, cara. No. Oh, si è arrabbiata? Ok. Scusa. Qua l'attacco più potente. Più pazzo di sempre. Ah. Ok, però, dai. Combattiamo. Prima mi sono impappinato con i tasti X e ZR. Non so perché. Vai, sciottiamola ancora una volta. Qui lava. Vai, bello. Bravissimo. Quanto sei bravo, Quilava. Ah, me lo imposta da solo, me lo imposta. Mannaggia. Ma io sono scemo allora. Dai. Ok. Beh sì, però potevo rollare un po' meglio, eh. Che poi se stai abbastanza lontano non ti prende comunque. Dai. Non so se riesco a farla stancare un'altra volta, eh. Perché per come sta andando non ce la fa. Ah cavolo, qui colpa mia. Ho fatto il greedy, ho fatto il greedy. Presa. Bellissima sta Lilligant. Lastra Prato. Tra l'altro non ho letto neanche l'altra lastra di Ursaluna. Devo leggerla. Accipicchia. Grazie davvero. Hai salvato sia Lilligant che Maru. Sia Ursaluna che Lilligant sono tornati alla normalità. Sei un grande. Se ripenso allo stato in cui era Lilligant, non la riconoscevo più. Molto carina sta Lilligant, sì. Molto meglio di quell'altra. Praticamente si è tolta la gonna. Maru, credo che tu debba delle scuse a qualcuno. Eh? Huh? Non ti affliggere, non ve n'è bisogno. Si sa che i giovani a volte sono avventati. È la mancanza di esperienza. Tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Così riportano le iscrizioni delle rovine Flemma. Si tratta di certo delle parole del sommo sinno. Sebbene siano servite le gesta di una certa persona qui presente affinché le comprendessi veramente. Siamo in debito con lei, Genaria. Maru, non farti carico di ogni responsabilità da sola. Fare affidamento gli uni sugli altri non dovrebbe essere qualcosa di estraneo per te. Invero non è ciò che facciamo noi capitani con i Pokémon? Hai ragione.
Beh, dopo un discorso del genere non posso di certo prendermela con te. Però voglio dirti una cosa, Maru. Hai agito come meglio credevi, e lo capisco. Ma d'ora in poi non nascondermi più niente. Non ne hai bisogno. Va bene così come sei. Ma allenati a dovere. Casomai dovesse nuovamente succedere qualcosa a Lilligant, dovrai proteggerla nel modo giusto. Sì. Però mi chiedo, tutti quanti questi Pokémon regali che vivono fianco a fianco, cioè fianco a fianco, sì, ci sono posti distanti tra loro, però tutti quanti sulla stessa regione. È affollata. Maru, d'ora in poi che ne diresti di occuparti con me della tutela dell'Acquitrino? Informerò Perula che Orsaluna è stato placato grazie all'aiuto del Team Diamante e del Team Galassia. Che poi, tra l'altro, Orsaluna era imbambolato dalle spore di Lilligant, quindi si sono incrociati effettivamente. Grazie, Link. Oggi è stato un giorno memorabile. I tre team hanno unito le forze per il bene comune. È stata un'esperienza alquanto dilettevole per me, ma ora è meglio che vada. Sai, io sono il leader del Team Diamante. Ne veneriamo il sommo sinnoh, il padrone del tempo. Il tempo scorre trasformando la realtà, per questo non possiamo vivere con la paura dei cambiamenti. Non possiamo fare altro che adeguarci e tentare di migliorare il nostro presente. E qualcosa mi dice che dandovi una mano potrò realizzare questo proposito. Quindi ci rivedremo. Link, grazie ancora. Ora voglio parlare un po' con Lilligant. Però questa cosa di parlare con i Pokémon, di addomesticarli in un certo senso, è una cosa che proviene da tempi antichi nonostante avessero paura di loro. Un Pokémon così gentile e tranquillo come te. Da dove veniva tutta quella collera? Ammetto che è stata anche colpa mia. Non sono riuscito a proteggerti. E ho anche tenuto nascosta la verità. Bella sta fight comunque, eh. Tecniche potenti viste 8 di 10 su Quilava? Ah, riferisce il direttore Soron che hai portato a termine la tua missione. Ma l'episodio è durato anche piuttosto poco, quindi. Ah, qui non c'è altro da fare. C'è un Roserade anche lì. Magari fa come Ursaring che mi vede e mi attacca proprio in maniera maniacale. Eccoci qua alla base dell'Acquitrino. Ancora Etelo, questo qui Etelo non me la racconta giusta neanche per sbaglio. Un altro fascio di luce è svanito nello squarcio spazio-temporale. Ne deduco che hai nuovamente placato l'ira di un Pokémon regale. Non cessi mai di stupirmi. Il motivo per cui i Pokémon regali cadono in preda alla collera rimane un mistero irrisolto. Tuttavia, tu continui a placarli senza alcun timore, a dir poco sbalorditivo. Il tuo intervento potrebbe portare grandi trasformazioni nella storia di Hisui. Un motivo in più per approfondire ulteriormente la nostra amicizia. Alla prossima, mio caro! Etelo va a finire che davvero è un viaggiatore, temporale come noi. Perché chi pensa che questo Pokémon sia un Isekai non ha capito niente. E molti lo pensano, quindi mi dispiace, ma non avete capito molto. Dunque, a dire il vero, ho fatto un bel po' di progressi, ma mi dà solo 100 punti. Pokémon. Ma aggiornati no! Ah, perché non ho completato al 100% quello di vedere le mosse potenti, ho capito. Va bene, torna al villaggio in forma Sorwan. Sì, è quello che faremo. E poi, ovviamente, penso che la giornata volgerà al termine e ci sarà tipo una fine di capitolo. Ah, Rampai, che succede? Hai trovato Maru seguendo l'inconfondibile aroma dei miei moci, vero? Non mi sorprende, un maestro di cucina come me rende delizia pure qualsiasi cosa tocchi, perfino i mioci di patate. Ricordati dell'immensa fortuna che hai quando li mangerai più tardi. Comunque, devi fare rapporto a Sorra, non sbaglio? Su, corri, la reggenza viene prima della panza. Ma come? Allora, come va? Niente, ancora ce l'ha perché Cascun e non Silcun. Perché Silcoon si evolve in Beautify, ma Cascoon si evolve in Dustox. Soruan, capo! Che dice Giratina?
Mi dicono che hai ammansito Lilligant senza problemi. Eccellente. A volte gli eventi ci portano a lottare con i Pokémon, ma è un male necessario se vogliamo fare di Hisui una terra di pace e armonia. Uno straniero è precipitato su questa terra dal cielo. I Pokémon regali sono divenuti preda di una collera funesta generata da fulmini. E in tutto questo l'elemento comune è quello squarcio spazio-temporale. Non posso fare a meno di pensare che ci sia una qualche connessione. Perciò, per chiarire definitivamente la questione, reputo essenziale indagare su quello squarcio. Quo? Davvero? Cavoli! Vuoi dire che andremo a indagare lo squarcio? Il Rampei è bellissimo perché gli tremano le mani, è troppo bello. È un dettaglio non da poco. Ecco qua, mochi di patate appena sfornati! Wonderful! Assaporare tra amici dei gustosi mochi di patate, fare insieme il punto dei nostri studi sui Pokémon per poi dormire tra due guanciali. Io ne ho solo uno. Ah, cosa chiedere di più dalla vita? Ogni giorno mi sembra uguale a quello precedente. Ho la sensazione che le ricerche della nostra vita qui a Isui non abbiano fatto molti progressi. Ah, a proposito, tieni Link. Sento che questa ricetta ti aiuterà a creare qualcosa di interessante. Scoppio sfera, ah sì? Scoppio e talga e felce d'onda. Non worry, my dear. Ricorda, la vita prima o poi ti mostra la strada da seguire. L'importante è credere in se stessi. Abbi fiducia e vedrai. Un giorno avremo il nostro bel Pokédex tutto completo. Lo spero. Anche perché basta solo vederli i Pokémon per completarlo. Tra virgolette, completarlo. Anche perché Arceus all'inizio ci ha detto: io sono quello che voi chiamate Arceus, quindi non è Arceus il suo nome canonico. E quando avrai visto tutti i Pokémon, allora apparirò di nuovo a te. Maru, come va? Link, sai la novità? Beh, te la dico io, lavorerò al salone acconciature. Pensa, potrei sperimentare acconciature che solo la sottoscritta è in grado di ideare. Però non abbandonerò mica il ruolo di capitano di Lilligant, eh? In pratica avrò un piede in due stivali. Non si diceva staffe nel 1900? Beh, fine 1800, inizio 1900. Conoscono la fotosintesi, ma il mondo Pokémon ha una tecnologia a parte. Quindi dai, fai un salto al salone acconciature quando ti va. Vedrai, ti stupirò tanto da farti rizzare i capelli. In senso buono, intendo. Mi sono fatto questa acconciatura, ma non mi piace molto. Sawa deve essere contenta di aver trovato qualcuno a cui affidare salone acconciature. Già, signor Soruan. Ecco, a proposito di quella questione di Ursaluna. Maru, ora lavora a Villaggio Giubilo, pertanto è a tutti gli effetti una dei nostri. Qualunque sia la sua provenienza, è la benvenuta. In quanto a te, Link, si va alla spiaggia origine. Seguimi! Soruan, io me lo immagino con questa voce roca, potente. Che è un congresso di giovani studiosi sullo squarcio spazio-temporale? Queste persone sono appena giunte a Isui. D'ora in avanti vivranno con noi al villaggio. Appena giunti a Isui, cosa? Davvero? Il primo punto d'approdo del Team Galassia è stato qui, alla spiaggia origine. Allo stesso modo, la vostra nuova vita avrà inizio in questo luogo. Giravoce che Isui si è popolata da molti Pokémon selvatici temibili. Io però ho sentito dire che voi del Team Galassia sapete parecchie cose sui Pokémon. Pare che riuscite a sfruttare le loro misteriose capacità per far prosperare il Villaggio Giubilo. Esatto. Tutto ciò che si dice di noi è in realtà merito del qui presente Link, membro della nostra squadra di ricerca. Con la collaborazione di tutti miglioreremo il Villaggio Giubilo e la nostra vita a Isui. Signor Soran, avrà tutto il nostro appoggio. Mi piace. Bene. E quindi che si fa sulla spiaggia origine? Costruiamo? Grazie agli studi sui Pokémon portati avanti dalla squadra di ricerca, abbiamo potuto ampliare l'area che possiamo mantenere sicura. E ciò ci permette anche di accogliere nuovi membri. Devi avere una passione per i Pokémon, Link.
Non è così? Una vera passione, sì, è vero. Credimi, se ti dico che è vero. I Pokémon hanno attaccato i nostri compagni in più occasioni, eppure continui ad amarli. Mi chiedo se non sia proprio questa tua abilità ciò di cui la squadra di ricerca ha bisogno. In ogni caso, ricordati che i Pokémon sono creature terrificanti. Che decidiamo di convivere con loro o meno, è fondamentale conoscerli a fondo. E in quanto direttore del Team Galassia, adotterò ogni mezzo possibile pur di proteggere la gente del villaggio Giubilo. Direttore, posso disturbarla? È arrivata Perula, la reggente del Team Perla. Penso di sapere perché è qui. Link, vai e osserva come il villaggio Giubilo si è evoluto grazie alla grande opera della squadra di ricerca. Quando avrai finito, raggiungimi nel mio ufficio. Ti aspetto. Un momento. Oh, quindi. Ok. Ah, mi pare diversa da quella che era in realtà all'inizio. Ad ogni modo, io direi che l'episodio può terminare qui. Lilligant è stata una bellissima rivelazione, il fatto che non sia Lilligant che conosciamo, ma una nuova forma di Lilligant, davvero davvero carina. Ok. Wow! Ma stanno costruendo per davvero! Ok, allora la città si trasforma! Che bello, mi piace! Davvero carina sta cosa! Ad ogni modo, dicevo che per questo video è tutto, nel prossimo andremo avanti e magari, chissà, affronteremo forse anche un nuovo Pokémon regale? Ad ogni modo, come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!